L'economia digitale comprende tutte le attività economiche che si sono sviluppate sulle tecnologie digitali e che ad esse fanno riferimento. Uno degli esempi più evidenti è l'e-commerce, ovvero la vendita di beni o servizi utilizzando internet con piattaforme IT. La legge di bilancio 2019 ha introdotto un'imposta sui servizi digitali, che verrà poi modificata dalla legge di bilancio 2020, allo scopo di chiarire le modalità applicative dell'imposta. L'imposta sui servizi, con aliquota pari al 3% dei ricavi, si applica ai soggetti che hanno un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro e hanno un ammontare di ricavi sui servizi digitali non inferiore a 5,5 milioni sul territorio dello Stato. I termini per il versamento dell'imposta sui servizi digitali e per la presentazione della relativa dichiarazione sono stati recentemente modificati e sono ora fissati rispettivamente al 16 maggio e al 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui si verifica il presupposto d'imposta. La direttiva DAC 7 obbliga i gestori delle piattaforme digitali a comunicare i redditi percepiti dai venditori o clienti attivi sulle loro piattaforme. Le nuove norme riguardano le piattaforme digitali situate sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea e si applicheranno a partire dal 1 gennaio 2023. Il gestore della piattaforma digitale raccoglie i dati delle persone registrate come il nome, il cognome e la data di nascita se il venditore è una persona fisica, o la denominazione sociale, il codice fiscale e la partita IVA, nonché l'ammontare dei corrispettivi di ciascuno dei periodi monitorati se il venditore è una società. A seguito delle direttive numero 2017-2455 dell'Unione Europea e numero 2019-1995 dell'Unione Europea, il 26 febbraio 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo, al fine di semplificare gli obblighi IVA delle imprese che effettuano operazioni di e-commerce in ambito transfrontaliero. Le novità applicabili dal 1 luglio 2021 riguardano essenzialmente le vendite a distanza di beni a favore di consumatori finali, anche attraverso l'uso di interfacce elettroniche, e i regimi speciali che consentono di accentrare gli obblighi di imposta degli operatori in un unico Stato membro, evitando l'apertura di una posizione IVA nei singoli membri di destinazione dei beni.